molto complessa, ha grosse problematiche fisiche, visibili per altri tuoculi e ahimè anche disturbo della personalità che è stato diagnosticato la prima volta ancora in età scolare. E su questo naturalmente la difesa farà i doverosi accertamenti, non siamo entrati nel merito e quindi attendiamo lo scioglimento della riserva da parte del GIP in riferimento alla richiesta di arresti domiciliari in sostituzione della misura attualmente insomma in atto. No, beh, lui era sottoposto a una cura farmacologica prescritta da uno psichiatra, ma non aveva mai dato adito ad agiti passati di natura violenta assolutamente. Una situazione molto complessa, i cui contorni si delineeranno naturalmente più avanti anche all'esito dell'indagine. Lui ha detto qualcosa a lei? Si è avvalso della facoltà di non rispondere. In questo momento non neanche credo nelle condizioni di rendersi ben conto di dove si trova e di cosa è successo, a motivo anche dei disturbi di cui ho fatto menzione.